Vai ancora. Un colpo. Quanta cacchio di vita? No. No, raga, sono morto. Eccoci, bentornati ragazzi su Hollow Knight. Nello scorso episodio abbiamo battuto il nostro primo boss e abbiamo aiutato questo tizio che ci ha dato un incantesimo che ora non posso usare perché non ho anime. Ma adesso c'è totalmente un'altra terra da esplorare. Comunque nei commenti mi avete detto che è veramente un bellissimo gioco e anche dopo 100 ore ne vi siete stancati, quindi mi ispira ancora di più. E mi avete anche detto che posso saltare sulle spine. E raga, questa roba mi apre un mondo, perché c'erano dei passaggi prima che non potevo andare, no? Proprio per le spine. Era quella entrata comunque. Sì, è qua. Vediamo se funziona. Pam, pam. Ok, mi disputa quei cosi, vero? Per caricare le anime. No, non dirmi che... Ok. Let's go, ragazzi. Nuova zona. Au. Oh, no. Ma no, madonna. Ok, qua. È proprio un'altra zona. Cioè, è appunto Verdivia. Nice. Non ho la mappa, ma... Non ho preso la piuma? Qua? Si può andare, vero? Ah, ok. Raga, non ho preso la piuma. Qua niente. Ah, era un trappolo per lui, oh? Oh, cos'è? È esploso. Perché è esploso? Oh, qua è già pieno di mostri, che si nascondono più che altro. No, Madonna, che grande. Era questo quello che esplode, no? Appunto, sì, era lui. Qua c'è qualcosa, sì. Sì. C'è un piranha pure. Verdivia non è tanto pacifica, eh. Qua sopra che? Oh, c'è un checkpoint, un pochino. Let's go. Però la mappa ancora non ce l'ho. Oh, lì trovo le monete. Vedo le monete, eh. Prendiamole. Molto chill la musica comunque. Oh, chi è? Chi era quel... No, si può arrivare. No, raga, si può arrivare. Tu che... Aia. No, aspetta, non devo mica attirare un tizio. Aspetta, forse posso attirare una cosa che vola, rimbalzarci sopra e andare lì. Si può fare, no? È così che si fa. Aspetta, però devo trovarlo intanto. Oh, lui esplode. Eh sì, anche dopo che muore esplode. Però no, aspetta. Au. Ma tipo, posso... Ah, si può guardare giù. Ecco, appunto, mi sembrava che si poteva. Quindi così, molto meglio, molto più comodo per fare le ascese. No. Tu, non posso portarlo da stanza a stanza, no? Ecco, appunto, sì. Cioè, non posso. Penso di aver schiacciato qualcuno, eh. Ok, qua ci posso salire. Questo non succede niente che se lo butto giù, quindi facciamo. Perché... Dai, è bello, ragazzi. Pop. Attenzione. No, penso che devo rimbalzare sul tizio. No, vabbè. Non si può. Tu muori intanto. Si può schiacciare? Sì. Vuoi schiacciare il tizio che vola? Spero, portiamolo giù. Voglio farlo. Voglio farlo e lo farò. Dai, vieni qua giù. Au. No, ti prego, vai. Non ci credo. Dai, bro. Fammi curare. Io non... No, veramente. No! Tu adesso muori. Basta. Sono rotto. No, qui ho sentito... Sì, sono anche i fogli per terra. È lui. È lui, la mappa adesso. Sento anche il bruco. Questi luoghi sono così diversi dai sentieri, così umidi e ricchi di vita. Queste vie sono così sinuose, sono una meraviglia. No, vero, molto figo. Ho fatto il mio meglio per cartografare questo posto, ma devo ammettere che alcuni abitanti del luogo sono davvero fastidiosi. Sì, tipo quelli che esplodono. Quei pakistani. Da te? Il bruco? No, sento un bruco che sarà lì sopra, no. Non posso raggiungerlo. Andate a fanculo, tutti quanti. Ma, quindi... Sì, nah. Ma mo come ci torno in quella zona lì? Perché tipo... Aspetta, tipo, mi sembra... Ok. Ero qua e poi c'è un muro e non posso salire lì sopra. Non c'è modo ancora. No. Tu. Vai, andate giù tutte e due. No, solo uno. Non mi esco mai di trucchi con quello,
E ciò non mi piace. Qua è una boss fight, ragazzi. Ah, tu, piccoletto, ti sei avvicinato senza paura. Sei forse un cacciatore come me. Provi un ardente desiderio di cacciare, uccidere, conoscere. E allora prendi questo, è il mio diario. Ti sarà d'aiuto. A prima vista il testo può sembrare difficile da decifrare, ma un cacciatore esperto sei in grado di capire le parole. Avventurati nelle profondità di queste terre, uccidi le bestie che ti pareranno che si pareranno davanti. Mostrati degno di portare il marchio del cacciatore. Ok. Diario del cacciatore. Premi e accedi alla schermata del diario. Ok, fa vedere, aspetta. Allora, qua gli amuleti, poi qua c'è l'inventario con la mia roba, stemma del cittadino, poi la mappa, amuleti, e qua c'è il diario. Ok, ah, tutti i nemici. A terra la sua preda sputando addosso un liquido corrosivo, attacca spesso in branco. Porta una grossa quantità di uova nel suo ventre, può deporre e far schiudere le uova quando è necessario, usando piccoli sistemi di difesa. Ci sta! Animati da una forza, vaga per strada. Ah, sono resti di insetto. Poi vabbè, sono diversi nemici e ombra. Ognuno di noi lascia dietro qualcosa quando muore. Oh, interessante. Penso che dovrò cacciare tutti per completare il gioco al 100%. Ma ci penseremo più tardi, madonna. Raga, che figata che può saltare sulle spine, veramente. Oh, tu, sei libero, sei libero. Dai. Vuoi la felice, tesoro. Pam. Pam. Madonna, che figata. Questo attacco era bellissimo. Pam. Guarda, è un botto bello sbattere sti cose contro il muro. E qua c'è un coso delle anime, può servire. E delle monete. Di nuovo. Ma era tipo sì che mi sembra si chiami. Nota aggiunta al diario. Ah sì, perché è un nuovo nemico questo. Sì. Comunque era andata questa parte. Pam. Fa vedere la mappa. Dovrebbe essere tipo lì. Ui. No. Attenzione. Madonna, questi qua ogni volta mi fanno prendere un infarto. Ok. No, non posso ancora andare lì su. Sono un botto limitato senza il doppio salto. Oh, cos'è? Oh, vieni qua. Cos'è? Ah. Ok, sono due forme, vai. Quanto godo. Comunque sì, mi devo ricordare che lo spirito vendicativo è una cosa. No, non si può, veramente. Vai. Pam. Fa anche più danni, perché prima l'ho ucciso in tre colpi. Con lo spirito 2. Pam, pam. Madonna. Sì. Ma, no, volevo vedere che successo al colpivo. Qua sopra intanto. Sperando che mi perdo. Sono fuori dalla mappa. Muori. No. Ok. No, dimmi che già posso fare senza doppio salto, vero? Pam. No, vi prego, raga. Ok, ho capito, sono stralimitato. Ma qua, se andassete sotto. Ah, giustamente, è bloccato. Ah! E lì cosa c'è? C'è un tesoro. Qua sopra nel frattempo cosa c'è? Attenzione, ok. No. Ah, ok, un'altra strada per andare lì sopra. Sarà lì che devo andare. Porca miseria. C'è una roba lì, sicuro. Ti prego. No, vabbè. Poi di nuovo nei sentieri. No, sono ancora per Devia, non sono nei sentieri. C'è una... Stavolta io ti ho visto. Lo sai che ti ho visto, no? Madonna. No, devo andare su. No, mi sono dimenticato. Ok, ci sono arrivato praticamente, ragazzi. Sono praticamente arrivato. E qua. Tanto qua c'è un altro passaggio. No, allo scudo, mo. Devo attaccare da sopra. No, ok, ho capito. Devo farlo attaccare. Au! Pure a distanza. Ok, devo farlo attaccare per poi andare di sopra. E così. Ok. Attacco così, non più lo scudo. Ah, ecco, era molto più facile così. Mi sta portando proprio in un'altra strada, eh. Paura di perdermi. Un'altra caverna, tipo, senti dimenticati ancora.
tipo. Oh, vecchio, ti salvo io. Ma... ok, l'altro mini boss. Vai. No. Ok, sì. Vieni qua, forza, vieni qua. Vieni qua. No, ah. No. Vai, vieni qua. Non ho più... non ho più cure. Ma facilissimo. Mi ha anche dato un botto di monete. Tu invece? T'ho posto? Nah, è morto. Ah no, ok. Vecchio, cosa credi fare? Osi intrometterti tra me e la mia preda? È una tua abitudine scorazzare in giro? Metterti in mezzo e dar fastidio? Sappi questo, miserabile. Io sono Zot il potente, cavaliere di gran fama. Incrocia ancora il mio cammino e scoprirai perché mi chiamano la mia rama sterminatrice. Ma brutto coglione, stavi morendo. Posso ucciderlo. Prossima volta lo lascerò morire. Qua. Ok. Sento un bruco. Bambini verdi sono arrivati ai sogni di queste terre. Qui noi aspetteremo pazientemente il richiamo del ritorno. Ma c'è una lore dietro questo posto. Qua. Ah, un altro di questi tizi. Ok. Bam. Easy. E tu sei libero, bellissimo. Ragazzi, ditemi se che non sono carini e io vi giuro. Sbrocco. Non lo so. No. Ok. Ancora. No, 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 no. Non bene, non bene. Cerchiamo di non usare gli spiriti. Ok. Perché così mi curo. No, ce n'è un altro. Dai, non te ne fai niente di questi soldi, dai. Dagli a me. Ok, a posto. Però oh, questi sono più grandi, Cioè, mi dà un casino. 90. 100. In realtà sono anche più di 100. Ok, torniamo lì dal boss. Oh, muori. Ci sono dei checkpoint, giusto per essere sicuri. Penso che sia lì il boss, perché non c'è più la musica. Ah, forse... ok, lì c'è anche il coleottero. Se magari dal coleottero c'è un checkpoint, mi farebbe comodo. Ok, 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 ok. Così magari se morissi, non lo so. Sì che il primo era facile, però. Non si sa mai. Andiamo a chiamare così, perché non so se magari mi dà il posto, se no. Perfetto. Secondo me ho fatto bene, poi non lo so. Tu, ah. Non ti avvicinare, fantasma. Ti ho visto avanzare silenziosamente tra i cespugli, in agguato. Questo antico reame. Qualcosa di terribile sta per svegliarsi. Posso sentirlo nell'aria. Lo senti la fireball che ti ho tirato prima? So cosa sei, so cosa vuoi fare, ma non posso permetterlo. Oh! Hornet, non si chiama Silk. Oh, 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 che... no. Ok, questo qua è molto più forte. Questo è molto più veloce. No. No. Oh. Fammi curare. No, non posso neanche curarmi. Ok, ora che è giù. Adesso attacchiamola. La musica è bellissima, ragazzi. Cos'è? Pam. Ah, e niente. Ma è per caso immune ai spiriti? Aiuto. Perché prima l'ho colpita, non lo so se magari. Prima perché era, non era boss fight. No, sono un mongolo. Quando è che la butto giù? Ma che culo. Ok. In qua. No. No, sono un mongolo. Vai. No, perché non mi sono curato? Vai. Raga, la host. Vai ancora. Un colpo. Quanta cacchio di vita. No. No, raga, sono morto. No. Che culo! È scappata! Mantello ali di fantasma. Premi C per scattare in avanti. Usa il mantello per scattare rapidamente in alto. Ora sì che parliamo! Vuoi forse spezzare i sigilli? Non possono essere infranti. Devono essere infranti. Piccola ombra, lasciaci dormire. Torna nell'oscurità da cui provieni. Lasciaci in pace. Ma?
Che è?